scorrono i titoli di coda sul matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri, si dicono addio dopo quasi 25 anni. Secondo Il Messaggero i due avrebbero raggiunto un accordo di separazione in tribunale. Tutto sarebbe avvenuto consensualmente, senza litigi e acredine. I rumor raccontavano di un addio in piena estate, l'attore 59enne avrebbe lasciato il tetto coniugale già lo scorso luglio. Il popolare volto dei Cesaroni, quando i gossip sulla rottura con la moglie 58enne si erano fatti insistenti. Però, aveva negato. Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Eppure, stando al quotidiano romano, sarebbe tutto già scritto dal giudice. Amendola per la separazione ha scelto lo stesso avvocato di Francesco Totti, a cui è legato da fraterna amicizia. Antonio Conte, la Neri assistita da Paola Frigione. Secondo quanto riporta il giornale, i documenti relativi alla separazione extragiudiziale sarebbero stati depositati nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. Hanno raggiunto subito e con grande serenità un accordo extragiudiziale che, dopo essere stato depositato la scorsa settimana nelle cancellerie di Viale Giulio Cesare, ora dovrà essere omologato dal giudice, previo benestare del pubblico ministero degli affari civili. Scrive Il Messaggero. Claudio dovrebbe provvedere al mantenimento della Neri, di cui non si conosce la cifra, e del figlio avuto con Francesca, Rocco, 23 anni. Claudio Amendola e Francesca Neri si sono innamorati sul set del film Le Mani Forti. Uscito nel 1997, nel 1999 è nato il loro figlio, il primo per Francesca e il terzo per Claudio, già padre di Alessia e Giulia. Nate dal matrimonio con la doppiatrice Marina Grande. Nel 2010 è arrivato il matrimonio, celebrato a New York in gran segreto. Il loro rapporto è stato segnato da momenti difficili, come l'infarto che nel 2017 ha colpito Claudio e la malattia di Francesca, la cistite interstiziale cronica. Sembravano essere indenni alle crisi, invece sarebbe tutto finito.